Gli oppositori della TAV acquistano altre particelle di terreno per complicare le procedure di esproprio. Su 1.350 convocati si sono presentati 1.100. A Venaus gli oppositori della TAV in Valsusa acquistano altre 1.000 e più particelle di terreno per complicare eventuali procedure di esproprio. Gente in coda dal mattino, ma fra i promotori qualcuno teme che l'afflusso sia stato minore della volta precedente. A Chiomonte. Alle 9.30 c'è già gente in coda. La lista dei convocati davanti al notaio Roberto Martino è lunga, 1.465 persone. Ognuna di loro acquista un paio di metri quadri di questi terreni che dovranno essere espropriati per il passaggio della TAV. E la replica di quanto avvenne a marzo a Chiomonte, quando furono vendute 1.397 particelle. C'è gente dal Veneto e da altre regioni, c'è chi è venuto dall'estero, come Riccardo Petrella, leader del movimento contro la privatizzazione dell'acqua, ci sono diversi sindaci della Valsusa. La parcellizzazione delle proprietà non ostacolerà gli espropri. Per le Olimpiadi, ha ricordato l'architetto Virano, furono avviate 3 milioni di procedure. Ma per i Notav non è questo l'aspetto importante. Non aspettavamo a Virano che ce lo dicesse perché l'abbiamo sempre saputo. Il titolo di questa operazione è "Compro un posto in prima fila" e il significato è lì. A noi interessa avere un posto in prima fila nel momento in cui vengono per espropriare e noi avremo il diritto sancito dalla legge di essere sul posto. Quindi non l'allungamento delle procedure? No, quelle sono cose che verranno da sé. Noi sempre un po' di sabbia la mettiamo sempre, perché noi in fondo sono 19 anni che mettiamo un po' di sabbia nella Torino-Lyon e finora qui non hanno piantato un chiodo in Italia la Torino-Lyon. Insomma, l'importante per i Notav è poter essere legittimamente presenti sui terreni. Il coretto continua a cantare "Sarà dura" e in mattinata il notaio confida l'impressione che ci sia meno gente. Oggi mi sembra che sia leggermente meno gente, bisogna aspettare. Primi segni di stanchezza del movimento? Nessuno qui condivide questa impressione. Ho sentito che Virano ha detto che sono solo più un centinaio i valsusini contro la TAV, mi sembra che girando per la valle non sia proprio così, ecco.